Ragazzi, che bello! Non vi fate scrupoli, tagliate i vostri capelli. Intanto, per quando finisce qui e trovano il virus, i capelli ci arrivano fino a giù ai piedi. Quindi, fatevi un pizzico sullo stomaco, fatevi coraggio e tagliatevi i capelli. Se volete vedere questo tutorial dei capelli, andate su Blue Green Screen. Vi lascio il link dell'altro mio canale, che sono gli effetti speciali per i video e tante altre cose. E quindi andate, visitatelo. Se vi piace, vi iscrivete, mettete un like. Non lo so. Ciao, ciao a tutti. Ah, che bello! Adesso continuiamo con la nostra scultura, tutti dinamici, freschi e scattanti. Un riso, un po' di olio, un po' di tonno. Questo deve essere il pranzo. Una cosa leggera. Siamo qui al sole, ragazzi. Le piante che fioriscono, gli uccellini che cantano, il sole che batte, macchina che non c'è, e noi che siamo qui. Fortunatamente abbiamo il balcone. E poi ci sta un evento straordinario oggi che vi faccio vedere. Mi sono tagliato i capelli da solo per la prima volta. Non avevo il coraggio, erano 2 settimane che ci pensavo. Ma siccome dobbiamo stare a casa, non si può uscire. E tra parentesi, i barbieri sono stati i primi a chiudere e sono ancora chiusi. E quindi avevo la macchinetta per i cagnolini, che non ho mai usato perché tosare il cagnolino non è facile. E quindi ho detto tra me e me, detto, spacco la testa a toro e mi taglio i capelli. Se volete vedere il tutorial, iscrivetevi al canale Blue Green Screen. Vi metto il link sotto al commento, così potete andare a visitare e vedere come si tagliano i capelli da solo, logicamente con la macchinetta. Quindi, voilà, è una buona cosa, una buona cosa. Le persone comunque lo stesso camminano, viene, cioè, do ragione che fa caldo, è bel tempo, sono 3 mesi di sole a Parigi, impossibile. Quindi, diciamo che c'è quella paura di prendere sto virus, perché da come si vedono le immagini delle persone che prendono il virus, stanno proprio rovinate. Non è che stanno in fin di vita, stanno proprio rovinate, rovinate. Quindi un pizzico sullo stomaco e cerchiamo di non prenderlo. Almeno, non so. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima. Un po' di panna e fragole, ananas, il melograno, un po' di cocomero. Connubio perfetto, panna e fragole. Io devo anche un po' di pallone. You don't put in the fridge, you know. Senza capote. E mangiare acqua fredda, non ha sapore. Come si chiama quel film che quello là guarda dalla finestra l'omicidio di fronte, sta ingessato? La finestra sul cortile. Sembriamo quelli sulla finestra sul cortile. È quell'attore là, quello bello là, come ti chiami? Jim Seward.
Sto venendo, Bob. Non cantare. Mangiamo una bocca, vediamo chi è che canta. Almeno ci vediamo soli. Però non è male. Se ci fossero veramente milioni di euro nelle nostre tasche, questa cosa non è male. Una bella casa con terrazza vista sul mare, una piscinetta a casa, un idromassaggio all'interno della casa, un idromassaggio all'esterno della casa. Beh, possiamo stare anche molto, molto tempo di più a fare questo, no? E adesso vi lascio. Ho da fare. Ciao, ciao. Tutti.